Si iniziano i lavori. Segretario, procedete all'appello. Grazie Presidente. Manfredi, assente. Abbagnale, assente. Andreozzi, l'ho visto, è presente. Abbagnale sta entrando adesso. C'è Abbagnale? Sì, sì. Rettifico, Abbagnale presente. Andreozzi presente, Bencivenga presente, Borrelli presente, Caiazzo Antonio assente, Cirillo Giuseppe presente, Cirillo Vincenzo assente. Diamo un po' di silenzio magari, Presidente. Un po' di silenzio per cortesia. Colella Salvatore presente. Procco Del Prete presente. Esposito Alaia c'è? È assente. Flocco Salvatore. Flocco c'è? C'è Flocco, sì. Ah, è fuori posto, ok. Flocco presente. Gaudioso, l'ho visto, presente. Grimaldi Luigi assente. Guangi Salvatore assente. Lo Sapio Carmine presente. Marrazzo Domenico presente, me l'ho visto, dove sta? Eccolo qua. Nocerino, ho visto il presidente, dove sta? Al momento assente? Ah, eccolo, sta entrando. Nocerino presente. Pelliccia presente. Pezzella presente. Sabino presente. Salierno, l'ho vista. C'è? Avvocato Salierno c'è? Sì, ci sta. Eccola. Presente. Sommese. Giuseppe. Ho visto ma non c'è, non lo vedo al momento. Sommese ancora no. Assente. Sorrentino Felice presente. Tito Giuseppe presente. Presidente, sono presenti 18 e assenti 7. Ok, siamo 18 presenti, la seduta è valida. Cari consiglieri, prima di iniziare il lavoro del Consiglio, chiedo all'Aula un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia che è avvenuta qui a Scampia. Grazie a tutti. Ne approfitto anche per, oltre in questa seduta, di fare gli auguri a Ilaria Bagnale e al sindaco Tito per la riconferma del loro mandato come sindaci della loro comunità. Auguri di cuore. Allora, nominiamo scrutatori Marrazzo, Pezzella e Bencivenga. Ok, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno. È arrivato anche il consigliere Sommese. Passiamo al primo punto, segretario, comunicazioni del sindaco. Allora, con decreto sindacale 270 del 14 giugno 2024, al consigliere metropolitano Sergio Colella è stata conferita la delega in materia di sport, giovani ed eventi, statuto e regolamento e tutela degli animali, questa è l'integrazione. Poi si comunicano i seguenti prelievi dal fondo di riserva. Numero 94, prelievo del fondo di riserva della somma di numero di euro 1249,80 per finanziare il pagamento delle spese di giudizio derivanti dalla sentenza 1245-2024. Numero 95,
sempre del 28 maggio, prelevando dal fondo di riserva della somma di euro 5.645 per finanziare le spese di CTU relative al decreto numero 2394 del 2017, Tribunale di Napoli, giudizio fallimento partenopea costruzioni, commissario straordinario ex OPCM. Numero 103, prelevando dal fondo di riserva dell'ente di importo di 4.065 per compensi professionali, opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, sentenza 4213 del 2024. 110 del 19 giugno 2024, sempre un prelevamento al fondo di riserva all'importo di euro 32.951 per compensi professionali, compensi legali, IRAP, oneri, riflessi e interessi legali dal 12 aprile 2021 al 31 dicembre 2024, sentenza 4674. 112 del 19 giugno, prelevamento al fondo di riserva per il finanziamento dell'importo di euro 9.302 per restituzione alla Regione Campania delle somme incamerate per effetto della sentenza 2281-2011 del Tribunale di Nola. 117, prelevamento al fondo di riserva la somma di euro 10.407,50 destinata al finanziamento delle spese legali di cui al decreto 8571 del 29 marzo 2024 emesso dalla Suprema Corte di Cassazione. La numero 133, autorizzazione al prelevamento al fondo di riserva dell'ente importo di 5.865,02, atto di precetto su sentenza 124-2024. 135, autorizzazione al prelevamento al fondo di riserva dell'ente dell'importo di 4.768,08, atto di precetto 7353-2023. 136, autorizzazione al prelevamento al fondo di riserva dell'ente dell'importo di 4.768, atto di precetto su sentenza 6975-2023 ed infine 151, prelevamento al fondo potenziale dell'ente denominato fondo assunzione programmata ai sensi dell'articolo 176 della somma di euro 175.918,46 per il finanziamento della spesa necessaria per l'anno 2024 per l'assunzione di persone da inquadrare nell'area degli istruttori. Queste sono le comunicazioni da parte del Sindaco, quindi si passa al punto successivo che è acquisizione e alienazione immobili di proprietà della città metropolitana di Napoli, variazione di bilancio di previsione 24-26 a sensi dell'articolo 175 per complessivi 1.544.625,00. Chi relaziona la dottoressa Capasso su questo punto? O il delegato, non lo so come. Antò, relazione alla dottoressa. Il sindaco comunque ci ha avvisato che sta arrivando, quindi a breve arriverà. Si tratta dell'acquisto e della vendita di, dell'acquisto di una porzione di Santa Maria la Nova che insiste proprio sotto l'avvocatura e un'altra porzione che insiste al piano intermedio e della vendita di una porzione di Capannone di proprietà di Città Metropolitana che si trova a Via Don Bosco. L'acquisto viene effettuato dall'ARPAC e la vendita viene effettuata all'ARPAC, quindi tramite enti. Per questo non siamo ricorsi ad avvisi pubblici, perché si tratta di enti pubblici che interagiscono fra di loro per questa attività di compravendita. In realtà questa era un'attività già prevista negli atti consiliari e quindi qui si tratta semplicemente di ribaltarla sul bilancio corrente, in quanto l'anno scorso ci sono state delle criticità di tipo catastale, si è dovuto procedere a sistemazioni ulteriori rispetto a quelle previste, per cui l'acquisto non si è potuto completare in tempo utile lo scorso anno. Quest'anno siamo addirittura d'arrivo, per cui questa variazione serve semplicemente a spostare quello che il Consiglio già aveva stabilito e programmato all'annualità corrente. Ringraziamo la dottoressa Capasso, chiede la parola. La parola al consigliere Pelliccia. Dottoressa, mi scusi, buongiorno a tutti. Ma solo per capire, siccome il consigliere Tito è sempre, sempre attento sulle valutazioni, sugli acquisti, su che tipo di valutazione è stato fatto, voglio comprendere
cioè i beni si equivalgono, hanno lo stesso valore, abbiamo avuto qualche compensazione? Allora, le valutazioni sono state fatte congiuntamente con gli altri enti, con l'ASL e con l'ARPAC, e sono stati seguiti i criteri di stima che i nostri uffici seguono abitualmente per le stime. Noi abbiamo al patrimonio un gruppo stime e valutazioni costituito da diverse professionalità, architetti, ingegneri e geometri, e un gruppo interno di valutazione. Ci siamo confrontati con gli altri soggetti che hanno interagito con noi, quindi ASL e ARPA, che sono state verbalizzate e condivise le stime di questi beni. Noi in realtà in questi acquisti e vendite abbiamo anche un surplus, perché quello che noi vendiamo vale di 200.000 euro e passa in più rispetto a quello che noi andiamo ad acquistare. Quindi il nostro bilancio ha anche, oltre a, diciamo, a perfezionare l'acquisto completo di Santa Maria La Nova, per cui diventiamo proprietari di tutto il complesso con questo acquisto, in realtà ha anche un surplus di risorse finanziarie che derivano dalla vendita del capannone, che ha un prezzo più elevato rispetto a quello che noi andiamo ad acquistare. Pertanto c'è un vantaggio per Città Metropolitana anche in termini non solo patrimoniali, ma anche in termini finanziari. Ultima domanda: il gruppo stima di estimatori che lei ha indicato è lo stesso che è stato utilizzato per altri vendite e altri acquisti precedenti? Sì. Io ho costituito nella direzione patrimonio con i nostri funzionari interni. Allora, se è lo stesso, annuncio il mio voto favorevole. Ok, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto? Chi si astiene? Chi è contrario? Si chiede all'unanimità dei presenti. Anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Passiamo al secondo punto. Variazione del bilancio di previsione 24-26 per il finanziamento di servizi postali di notificazione degli atti giudiziari. Importo pari ad euro 20.000 per il 2024, 28.250 per il 25 e 28.250 per il 26. Chi è che in relazione su questo punto? La parola alla dottoressa Costa. Questa è una variazione di bilancio che sottoponiamo al Consiglio a seguito di una esigenza comunicata dalla Direzione Ambiente, che in realtà si è sempre occupata in autonomia della spedizione degli atti giudiziari amministrativi riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie, l'erogazione di sanzioni. In realtà la Direzione Ambiente aveva comunicato di volersi avvalere della Direzione Organi a partire dal 2025. In realtà però durante il 2024 ci hanno comunicato la scadenza del contratto che loro avevano in essere, il nuovo contratto prevedeva insomma dei tempi più lunghi, avrebbero avuto delle difficoltà e quindi hanno chiesto alla direzione organi di occuparsi della spedizione anche di questi atti, mettendo a disposizione però l'importo che era sul loro PEG per spese postali, e quindi insomma noi abbiamo proceduto insomma sottoporre questa variazione di bilancio. Ringraziamo la dottoressa Costa. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto. Chi è a favore? Chi è contrario? Il consigliere Pelliccia. Chi si astiene? Quindi tutti a favore tranne il consigliere Pelliccia, che è il contrario. Anche qui l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi si astiene il consigliere Pelliccia. Tutti a favore. Passiamo al quarto punto, variazione di bilancio per la copertura della spesa relativa alla stabilizzazione di 19 lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino della Città Metropolitana di Napoli, di cui al DPCM del 20 maggio 22, e finanziata da contributo statale. La parola al dottore Lamberti. No, la illustro io. Ah, chiedo scusa, la parola al consigliere Sorrentino. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, come già è ben noto a tutti, a partire dal 2022 questa Città Metropolitana ha avviato l'iter per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili,
In quell'anno, nel 2022, è stata chiusa la pratica per 114 lavoratori che già prestavano servizio presso di noi, ne rimanevano da stabilizzare gli ultimi 19. Ad aprile di quest'anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci ha comunicato che potevamo procedere alla stabilizzazione degli ultimi 19 lavoratori e per procedere quindi definitivamente alla chiusura di questa pratica c'è bisogno di una variazione di bilancio all'interno della quale andiamo ad appostare in entrata il contributo che ci dà il Ministero e in uscita le spese da sostenere per l'assunzione a tempo indeterminato al 31% di queste 19 unità. Mi auguro, visto l'importante contenuto di questa delibera, che si possa votare all'unanimità. Grazie. Ringraziamo il consigliere Sorrentino. Ciao Mimmo. Intanto il consigliere Alaia. Ci sono interventi? Presidente, chiedo scusa, mi sarò distratto. La parola al consigliere Pelliccia. Mi sarò distratto perché è arrivato il consigliere Alaia. Lei sa quanto, voglio dire, Alaia influenzi i nostri diciamo interventi. Non l'ho capito, nel senso che utilizziamo in entrata un finanziamento statale per stabilizzare questi LSU, ma è un finanziamento sicket simplicita, cioè solo di quest'anno, ma è un finanziamento che diciamo è per quanti bilanci e fino a che poi dopo dovremmo coprirlo noi. Questo, visto che ho avuto il piacere di sentire il consigliere Sorrentino, di solito i consiglieri delegati cercano sempre di evitare di descrivere loro le delibere. In questo caso ho sentito il consigliere Sorrentino attentissimo, per cui volevo almeno questo chiarimento. Io non vorrei commettere errori, ma dovrebbe essere perpetuo per sempre questo finanziamento, quindi non intacca le casse della città metropolitana. Non vorrei, non dovrei, quindi no. Il responsabile, il dirigente c'è che ci può. Esatto, il dottor Lamberti. Sì. Così sentiamo il dirigente anche, diciamo. Quindi vuoi sentire entrambi, non ti accontenti. Vabbè, anche se tu già la sai la risposta. Io non so. Lui dice non vorrei sbagliare, allora di conseguenza lui ha chiesto. Per essere chiaro, no, noi abbiamo studiato, almeno il sottoscritto, i mores maiorum, no, erano i costumi, come si fa sempre, così diciamo si fa sempre. Allora io ho accettato la precisazione. Allora io ho accettato di ascoltare i dirigenti sulle delibere, anche a malincuore, perché avrei sempre preferito ascoltare i delegati. Oggi ascolto pure il delegato, però il dottor Lamberti. Allora sì, merita, stiamo operando bene che non facciamo parlare ai dirigenti. Poi il dottor Lamberti. Sì, confermo che il finanziamento è per sempre, vita naturale, vita lavorativa dei lavoratori socialmente utili, che lo Stato toglie da un bacino di precariato. Quanto e mette 8.000? 8.000 circa per ogni lavoratore all'anno. Qualcosa. Naturalmente finanzia, diciamo così, una prestazione del 33% rispetto all'orario normale. Quello che eventualmente la città metropolitana volesse mettere in più sarebbe a proprio carico. Dottor Roberto, approfitto, e questi sono gli ultimi, io per esempio al mio comune sono ho stabilizzato tutti gli LSU già dal 2015. Sono gli ultimi 19. Questi sono gli ultimi? Assolutamente sì, il bacino è esaurito e gli ultimi 19 che non sono stati stabilizzati gli anni scorsi perché non avevano i titoli per la stabilizzazione, la licenza, la scuola dell'obbligo. È la procedura che con tutti gli enti locali che tutti quanti abbiamo attraversato. Va bene, se non ci sono interventi passiamo alla fase di votazione. Chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Allora passiamo al punto numero
Numero 5. Variazione del bilancio di previsione 24-26, parte entrate e parte spesa, approvato con delibera del Consiglio metropolitano numero 53 del 15 aprile 2024, stanziamento della somma di euro 5.284.235 per eventi vari di promozione del territorio. Chi è che chiede la parola? La parola al consigliere Tito. Grazie Presidente. Oggi votiamo una variazione di bilancio per 5.284.000 euro su una disposizione di una nota fatta dal sindaco. Volevo portare all'attenzione di questa delibera dei consiglieri tutti. Noi finanziamo per 3.100.000 il in favore del Teatro San Carlo, 1.400.000 il Teatro Mercadante, 300 Trianon, 200 Fondazione Premio Napoli, 25 in favore della Fondazione Cives, 20.000 in favore della Fondazione Castel Capuano, 61.000 in favore del Comune di Napoli, 40.000 euro per la Fondazione Gigi Di Nola, 10.000 euro in favore del Comune di Giuliano in Campania e 8.000 in favore dell'Associazione Studi Filosofici, 1.008 per altro. E poi in ultimo, e dopo qualcheduno mi darà delle spiegazioni, lo stanziamento di 60.000 euro per partecipazione ad eventi fieristici per la promozione del territorio metropolitano. Su questo tema dei 60.000 euro chiederemo all'ufficio qualche notizia in merito. Però voglio far presente una cosa ai consiglieri tutti. Chi viene anche dalla vecchia amministrazione, sullo stanziamento di 3.100.000 in favore del Teatro San Carlo, la città metropolitana faceva una bellissima iniziativa insieme con l'ex consigliere delegato ai teatri Maddaloni, Michele Maddaloni, in cui il Teatro San Carlo metteva a disposizione per i centri sociali dei comuni dei biglietti gratis per andare a vedere degli spettacoli al Teatro San Carlo. Sono ormai 2 anni che abbiamo perso sia i biglietti, abbiamo perso sia l'anziano e tra poco perdiamo anche il Teatro San Carlo. Nel frattempo noi finanziamo. Allora, questa situazione io ho fatto già presente al direttore generale, ne avevo già discusso di questa iniziativa, al capo di gabinetto. Purtroppo non si è avuto risposta. Io mi auguro che Città Metropolitana sostiene queste iniziative, il teatro e anche i teatri minori, però sarebbe bello riprendere quella giusta pratica dove i centri anziani dei comuni potevano visitare il Teatro San Carlo e godere di qualche spettacolo a costo zero. Detto questo, però, questa entrata che noi andiamo a imputare per queste iniziative provengono da maggiori entrate da parte di GESAC per 4.562.500. Allora va bene tutta questa cosa, però io mi domando e chiedo poi con un impegno al direttore generale, essendo che sono avanzi, che cosa si è previsto o sarà previsto per andare a finanziare i comuni per gli eventi natalizi, che cosa sarà previsto per le sovvenzioni a tante associazioni che ne facevano contributo. Tutte queste previsioni saranno recuperate con l'avanzo di amministrazione? Che cosa potremmo fare di dare qualche contributo ai comuni che ne fanno tantissimo richiesta per adeguare dei parchi giochi sui territori, iniziative che noi nel passato abbiamo fatto e che abbiamo finanziato molti comuni. Mi fermo perché è entrato il sindaco. Detto questo, io mi auguro che per chi ci ascolta e anche il direttore generale possa fare di tutto per nell'avanzo di trovare le risorse per finanziare i comuni, per gli eventi natalizi, per poter finanziare
con un po' di risorse le sovvenzioni e i contributi alle associazioni che ne fanno richieste, perché questa, la delibera che oggi noi andiamo a approvare, è una delibera importante, dove noi la maggior parte delle risorse le destiniamo per i teatri. Poi chiedevo, visto anche la presenza del sindaco, io già feci presente un'iniziativa che si faceva precedentemente con la vecchia amministrazione, all'epoca il delegato ai teatri, il consigliere Michele Maddaloni, fece una bellissima iniziativa con il Teatro San Carlo, mettendo a disposizione dei biglietti gratis per i centri sociali dei comuni, dove i centri anziani partecipavano e andavano a vedere gratuitamente il teatro. Io penso che questa iniziativa, sindaco, andrebbe ripresa, perché sono ormai 2 anni che non ne abbiamo più traccia. Io ne abbiamo anche parlato e io mi auguro che il tuo buon senso possa riprendere questa opportunità, per dare l'opportunità a tante persone di poter non solo assistere a degli spettacoli d'età, ma a visitare il Teatro San Carlo, che è il teatro, per me forse è il più bello d'Europa per la sua caratteristica e capacità. Quindi su questo ti chiedo un impegno formale anche da parte del direttore, ma soprattutto chiedo al consiglio, al sindaco, a tutti i presenti, un impegno che nel prossimo avanzo di amministrazione possano essere recuperate risorse per finanziare il Natale per i comuni e mettere delle poste in bilancio per le sovvenzioni alle associazioni che come ogni anno ne fanno richiesta. Grazie. Posso? Il dirigente Gaudino non ci sta? Allora, io voglio essere relazionato punto per punto tutto quello che noi facciamo, visto che ci sono 5 milioni di avanzo di amministrazione che noi buttiamo via al vento, perché voglio capire, condividendo quello che ha detto Tito, 3 milioni di euro al San Carlo, che giustamente non possiamo vedere neanche per cartolina, poi ci sono delle voci che a me interessano tantissimo, però volevo fare, prima di andare nello specifico di questi argomenti, per l'ennesima volta stamattina, giusto che sono sempre io poi quello che dice e parla di certe cose, noi in 3 anni di amministrazione non siete stati capaci neanche di assegnarci un posto auto per l'ennesima volta, giustamente, oltre al danno la beffa, perché poi arrivano multe a noi consiglieri metropolitani, e parlo di me, dei vigili di Napoli, perché oltre a venire gratis, perché volevo ricordare che noi consiglieri metropolitani qua in città metropolitana veniamo a spese nostre, però se sistematicamente noi dobbiamo prendere anche delle multe, ma scusate, ma che senso ha? Visto che qualcuno si impegna veramente e viene quasi tutte le mattine e voi non siete stati capaci neanche di assegnarci un posto auto, e io devo chiedere ai parcheggiatori abusivi, per piacere mi fai parcheggiare la macchina, ma questo è normale secondo voi? Cioè questo è normale, questo non è normale, e poi dobbiamo prendere 120 euro di multa per venire alla città metropolitana, oltre a mettere 50 euro al giorno per venire qua in città metropolitana, ci vogliono 200 euro al giorno, facendo il calcolo. Visto che è un problema che abbiamo tutti i consiglieri, credo, qualcuno deve anche assumersi la responsabilità, non è che poi facciamo solo... Perdonatemi. Ma lo facete sempre innervosì, ma se che da, ma non c'è capito, ma ci vuole risolvere questo problema a chi? Io non lo so. Quindi, visto che si parla continuamente sempre delle stesse cose, però neanche i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, hanno gli attributi, e dico gli attributi, di poter fare qualcosa e fare un documento unico di tutti i consiglieri per non avere più danni economici
con multe. Io faccio un appello al Consiglio di fare un documento unico all'amministrazione, che quando viene un consigliere metropolitano deve avere un posto auto per non prendere una multa, perché io mi sono scocciato di pagare continuamente multe perché io sono quasi sempre presente. Punto. Poi vediamo quanti consiglieri metropolitani hanno gli attributi di firmare questo documento. Allora, volevo sapere lo stanziamento di 61 mila euro in favore del Comune di Napoli. Cioè, che fa il Comune di Napoli con questi 61 mila euro? Giusto per capire. Sto prendendo la documentazione, se continui l'intervento poi ti relazionano. Ok, poi visto che è una cosa che a me interessa tantissimo, io vedo lo stanziamento di 40.000 euro in favore della Fondazione dei Gigli di Nola. A quanto pare noi questi soldi non li possiamo dare perché c'è una sentenza, mi correggeranno i revisori dei conti, che noi non possiamo finanziare più le fondazioni. Correggetemi se sbaglio, perché poi con del Vuparlé noi si era pensato di finanziare tutte le feste dei Gigli e non solo la Fondazione di Nola. Però a quanto pare noi non possiamo finanziare neanche più la Fondazione dei Gigli di Nola, perché noi la mettiamo in bilancio sistematicamente. Visto che io me la ritrovo di nuovo qua, volevo delle elucidazioni in merito a questa questione. Poi io voglio punto per punto capire i 3 milioni di euro in favore del Teatro San Carlo, come li spendono e cosa fanno, visto che neanche per cartolina lo possiamo vedere. E la stessa cosa Fondazione Premio Napoli e roba varia, perché stiamo parlando di 5 milioni di euro che secondo me andavano spesi in tutt'altro modo. Quindi io voglio sapere punto per punto e virgola per virgola noi cosa facciamo con questi 5 milioni di euro. Tutte le voci voglio sapere, tutte. Presidente, rubo 30 secondi per chiarire, okay. Pur condividendo l'intervento di Tito, perché ha dato degli spunti molto interessanti, io non ho capito se Tito ha fatto la relazione quale delegato o ha fatto un intervento, e quindi se ha fatto un suo intervento il delegato chi è, e quindi chi c'ha da spiegare questa delibera prima di cominciare a ragionare. Allora, premesso che prima di dare la parola al direttore generale, ti terrò un intervento perché la delega rispetto alla cultura è in capo al sindaco. Questo in effetti è la questione. Quindi l'intervento di Tito era l'intervento al nome della maggioranza rispetto a questa programmazione. Quindi c'è relazione al sindaco, ho sentito bene? No, ha relazionato già Tito per quanto riguarda il consiglio. Presidente Cirillo, Tito non ha fatto una relazione. Vabbè. Tito ha... anzi ha fatto un bellissimo intervento da consigliere di maggioranza critico nei confronti di questa delibera, se la vogliamo vedere alla nostra, un bellissimo intervento da consigliere di opposizione. Tito questo ha fatto come intervento, come la vogliamo vedere, però questa è o maggioranza critica o opposizione meravigliosa. Voi mai sapete chi ci descrive questa delibera e perché? E poi ci sono delle domande. Allora, i finanziamenti che sono previsti in questa delibera sono, diciamo, per quelle che sono le grandi voci, sono esattamente uguali a quelli che sono stati fatti negli ultimi anni anche l'amministrazione precedente, cioè non è cambiato nulla rispetto a quella che era stata fatta precedentemente.
Quindi sono finanziati tutti gli enti culturali dove la città metropolitana ha una presenza, quindi il Teatro San Carlo, il Teatro Stabile, il Premio Napoli, la Fondazione Trianon, sono tutte fondazioni culturali, cioè diciamo istituzioni culturali dove la città metropolitana ha un ruolo. Il finanziamento viene fatto a valle di un progetto che viene presentato da queste istituzioni che prevedono una serie di attività che vengono finanziate, che sono attività culturali che poi vengono fatte anche presso comuni dell'area metropolitana. C'è stato questo intervento del consigliere Tito di avviare con il San Carlo, ma questo si può fare anche col Teatro Mercadante, la disponibilità di mettere a disposizione degli accessi gratuiti o facilitati per quelli che sono le associazioni del territorio, le prolocole, quelle che possono essere indicate dai comuni, e questo sicuramente si farà presente al Teatro San Carlo e anche al Mercadante per fare in modo, se in passato è stato fatto, per ripetere anche questa volta questa attività. E quindi questo è il quadro di questa delibera. C'era stata anche l'osservazione che era stata fatta al consigliere Tito, che nel prossimo avanzo di fare le feste natalizie e anche le attività per le associazioni culturali, e sicuramente verrà fatto come è stato fatto negli anni passati, e questo è il quadro complessivo. Su questa attività di 61.000 euro, insomma, penso che lo può dire il direttore generale, perché io tu sai i dettagli di questa cosa, sarà un'attività che sarà stata fatta con la partecipazione. Il resto, sulla questione della Fondazione Gigli di Nola, questo è un finanziamento vecchio, io sono favorevole che ci sia un finanziamento a tutte le feste di Gigli, io questo l'ho detto e lo ripeto, si deve trovare il modo per poter finanziare le tre feste. Io quello che ho suggerito è di fare una rete delle feste di Gigli centenarie, cioè tutte quelle che hanno più di 100 anni di vita, che riguardano Nola, Brusciano, Barra, credo anche Cassavatore, credo che rientri in questo, e Crispano, che rientra in questa categoria, in maniera tale che noi facciamo un finanziamento omnicomprensivo che poi si può attribuire alle feste, a patto che loro aderiscono a un disciplinare, che è un disciplinare sia di qualità della festa che di legalità, quindi di trasparenza nell'uso delle risorse, non solo quelle che diamo noi, ma anche quelle che mettono in campo i giglianti. Noi siamo a Napoli, adesso abbiamo costituito la fondazione per Barra proprio per fare un'operazione di trasparenza. Se gli altri comuni, le altre feste si organizzano alla stessa maniera, noi facciamo un finanziamento omnicomprensivo alle attività, non alla fondazione, alle attività su un progetto che loro presentano, e quindi sosteniamo tutte le feste che rientrano dentro a questo percorso. Io di questo sono assolutamente favorevole, però bisogna mettersi intorno a un tavolo e tutti debbono rispettare le stesse regole, non è che ognuno va insomma con la sua testa, perché poi è un argomento anche delicato che noi conosciamo bene, e quindi dobbiamo essere sicuri che poi queste risorse vengano spese nella maniera giusta, non solo le nostre ma anche quelle che vengono utilizzate da loro, perché altrimenti ci troviamo mischiati a situazioni non tranquille. Noi dobbiamo tutelare il nome dell'ente. Scusami, approfitto del tuo intervento per fare due domande, una di natura politica. Sul San Carlo, vista la polemica anche accesa, no, l'anno scorso con Regione Campania, c'è un indirizzo da parte di questa amministrazione di fare proprio a meno di Regione Campania rispetto al Teatro San Carlo? La prima. E la seconda, quella che non capisco, magari mi potrebbe dare una spiegazione Leonardo, il direttore generale, non capisco 10.000 euro in favore del comune di Giuliano, che significa? Oppure 61 in favore del comune di Napoli, oppure leggo qua 60.000 euro per eventi fieristici, cioè
vedo che sia sembra una delibera di consiglio omnia comprensiva, buttiamoci tutte cose a int, cioè mi sembra, cioè io vorrei per esempio votare a favore dei 3 milioni e 100 mila euro per il San Carlo con l'indirizzo dell'amministrazione di dire alla Regione Campania per favore non ci serva proprio, per esempio vorrei fare in modo diciamo di dare il mio contributo, però poi non comprendo se nella stessa delibera devo votare, non perché non voglio dare 10.000 euro al comune di Giugliano, ma mi immagino che ci sia nei prossimi giorni, nei prossimi, un bando dove può partecipare il comune di Giugliano, quello di Qualiano, quello di Cisterna, cioè vedo una delibera in cui mi dà l'imbarazzo di, diciamo, di volerla votare a favore, però poi devo entrare nello specifico favorendo legittimamente il comune di Giugliano rispetto al comune di Villaricca che sta lì a fianco. Questo non comprendo. Grazie. Sindaco, posso prendere un attimo la parola? Assolutamente. Queste due voci. Assolutamente. Allora, poi dopo ti rispondo sulla questione San Carlo perché è un tema delicato su cui. Allora, i 61.000 euro. Sì, l'ho fatto rispondere, non è che. I 61.000 euro sono in favore del Comune di Napoli per la manifestazione sportiva Marina Militare Nastro Rosa. È un evento di livello nazionale per la promozione di tutti quelli che sono gli sport acquatici. Cioè all'interno di queste voci che non ricomprendono le macro voci ricadono all'interno di quella che è la delibera del sindaco, e il sindaco ha voluto dare un supporto a quelli che sono gli elementi di caratura nazionale. L'altra, diciamo, voce... Scusa Davide, 61.000 sì. euro, ma gli compriamo pure le navi alla Marina Militare? Hanno fatto un evento che non no, è stato il ministro banco. Grossetto l'ha chiesto. Il ministro Grossetto l'ha chiesto. I soldi ce li mette la città metropolitana, guardiamo il governo, consigliere Cirillo, fino ad oggi il governo quando chiede caccia pure i soldi. E abbiamo la dimostrazione qua in quest'aula. Per quanto riguarda invece le altre due voci, 40.000 e 20.000 costi di partecipazione a missioni sono il World Tourism Event che ha avuto grande successo e grande risalto, che ha avuto anche una ricaduta sul nostro territorio, cioè la fiera internazionale del turismo. Per quanto riguarda invece i 40.000 è per dotare la struttura per la partecipazione ad eventi fieristici che possano venire incontro a quella che è la mission dell'ente di promozione del territorio, cioè individuare quelle che sono le fiere più importanti di settore, perché occorre ricordare in quest'aula che gli eventi che sono stati fatti anche in passato di partecipazioni a fiere ci siamo sempre, ringraziando anche il sindaco metropolitano, appoggiati a quelli che erano gli stand acquistati dal comune di Napoli che gratuitamente ce l'ha forniti. Ovviamente questa collaborazione penso che continuerà, però daremo anche il nostro contributo per avere maggiori spazi e poter promuovere, diciamo, il nostro territorio. Per quanto riguarda invece i 10.000 euro al comune di Giugliano, questo rientra sempre in linea con quelli che sono gli indirizzi del sindaco di finanziare quelli che sono gli eventi sempre di carattere nazionale che si fanno sui nostri territori, e questo è praticamente Giugliano Sport Week che ripercorreva un evento di pallavolo, di beach volley sempre di caratura nazionale. Beach volley di caratura nazionale. Allora, posso? Ok. Allora, io ho fatto una domanda precisa. Allora, niente, scusatemi, ma si può dare un ordine a questi interventi? Perché, non lo so, ci sta ancora il diritto di parola di chi fa l'intervento, chi fa la replica, oppure andiamo a braccio? Allora, per mi perdonare, effettivamente, per rispetto dell'Aula e dell'Assise, ha ragione il consigliere Nocerino, avete fatto gli interventi, diamo la parola agli altri, ma anche perché è giusto, perché dichiarazione dopo può intervenire tranquillamente. Diamo la parola agli altri consiglieri e poi ritorniamo sulla parola di chi la chiederà, che è già intervenuto. Quindi chi è che chiede la parola? La parola al consigliere Nocerino. Allora, innanzitutto si tratta di variazioni di bilancio e nessuno ha parlato della derivazione di questi soldi. Questi soldi, mi sembra di leggere, che arrivano dalla partecipazione GESAC. Quindi si spende qualcosa che arriva da una partecipata GESAC. E quindi ovviamente questa comunicazione di una attività,
perché credo che tutte le attività che sono sul territorio e che afferiscono alla cultura e al turismo hanno anche una certa linearità rispetto alla fonte da cui derivano questi soldi. E quindi ci siamo su questo. Ogni attività sul territorio può essere sicuramente, quando lei dice, direttore, caratura nazionale, io non so che cosa significhi. Cosa significa caratura nazionale? Mi basterebbe dire caratura napoletana o caratura regionale, perché credo che quando diciamo è di livello nazionale una cosa, tutto a Napoli è livello nazionale, tutto ciò che fa Napoli a livello nazionale. Quindi io direi, così come ha detto il sindaco, ovviamente su questa spesa io vorrei far fare una riflessione al sindaco di agire ancora di più rispetto alla fonte GESAC, perché sappiamo tutti che da qualche mese GESAC ha aperto anche l'aeroporto di Ponte Cagnano e ci saranno sicuramente nei prossimi due anni attività molto strategiche per l'intera regione Campania. E quella quota percentuale è il nostro delegato, che non abbiamo il piacere di conoscere perché ne abbiamo parlato praticamente nel consiglio di amministrazione, sicuramente il sindaco avrà modo nel suo acume politico e anche strategico della città di Napoli cercare di intervenire ancora di più con la sua presenza come sindaco di Napoli e di città metropolitana nella GESAC SPA. Dicevo, quando arriva il bilancio GESAC e quindi distribuiscono gli utili, l'azionista prende i soldi. Possiamo anche fare qualcosa, perché il bilancio è vero che si può approvare il 30 aprile, ma già a novembre, già a ottobre, GESAC ci può dire qual è l'andamento e quindi possiamo programmare meglio i soldi per spendere quello che ci arriva dalla partecipata. Ma dirò di più, che proprio sulla parola caratura nazionale, io credo che sia più strategico anche, oltre a finanziare gli eventi, e mi sembra che il criterio sia giusto, quello di dare un disciplinare e quello di dare quasi istituzionalizzare, se vogliamo utilizzare un termine più adatto, alcuni eventi, quindi farli diventare parte dello statuto della città metropolitana, io direi che sia importante, sindaco, investire una parte di questi soldi sulla comunicazione, perché ogni evento in ogni comune dell'area metropolitana di Napoli può avere livello nazionale. Tutto sta a intervenire anche sulla comunicazione. Perché una parte di questi soldi non si pensa a farne anche comunicazione per le città, per i luoghi di Napoli e provincia? E sembra che sia più opportuno fare questo, perché se io dovessi dare un contributo a un evento, se gli do la sovvenzione, ma se gli do la comunicazione, probabilmente gli ho dato molto di più rispetto all'evento e alla spesa che svolge. Grazie per avermi ascoltato. Posso? Completiamo se ci sono altri interventi. Quindi se non ci sono altri interventi passiamo alla replica, la parola al consigliere Alaia. Non è una replica, ma bensì una ripetizione della domanda che ho fatto prima. Allora, visto che io molte volte mi sono interfacciato con il sindaco sempre per quanto riguarda la festa dei Gigli, e visto che io sistematicamente qua vedo fondazione, io ho fatto anche una domanda ai revisori dei conti, sindaco. Noi come città metropolitana oggi non possiamo finanziare le fondazioni. Io volevo sapere solo se sto dicendo la verità o sto dicendo una bugia. E, mettendo un puntino su questa cosa, noi ne abbiamo più volte parlato per quanto riguarda le cinque feste centenarie dei Gigli, però giustamente ancora non riusciamo a trovare la quadra come finanziare queste feste. Io ne ho parlato più volte anche con Davide, giusto per essere corretti come hai detto tu.
A oggi noi non possiamo dare un euro come città metropolitana a queste feste. Correggetemi se sto... No, perché in bilancio la fondazione dei Gigli di Nola noi l'abbiamo inguaiata, perché i 40.000 euro la fondazione dei Gigli di Nola l'ha messi e quindi adesso in bilancio non ce l'ha. Quindi a me dispiace tantissimo che noi oggi non possiamo dare i 40.000 euro che noi mettiamo su carta a Nola, perché non so dove adesso li prenderanno questi 40.000 euro, visto che ancora ce l'hanno in bilancio. Quindi credo che noi, sindaco, quanto prima dobbiamo trovare una soluzione, se no penalizziamo tantissimo queste feste a noi care. Ovviamente la festa di Nola è patrimonio UNESCO ed è una cosa che tutto il mondo invidia, quindi io credo che ci dobbiamo mettere a lavorare quanto prima per cercare di trovare immediatamente una quadra su questa cosa e quindi cancellare questi 40.000 euro che dobbiamo finanziare, perché noi non glieli possiamo dare, perché non è che ce le inventiamo le sentenze delle sentenze. Quindi quanto prima cerchiamo di metterci a un tavolo e trovare una soluzione. Davide, va bene? Grazie, perdonate il disturbo. Presidente dei revisori, allora se per cortesia potrebbe un attimo rispondere rispetto al procedimento che ha detto il consigliere Allai, e poi diamo la parola al sindaco per l'intervento finale. Allora, per quanto riguarda questi finanziamenti, diciamo... parlando quello della festa dei Gigli. Sì, della festa dei Gigli, della fondazione, mi pare, della festa che gestisce poi la festa. Diciamo che i contributi alla privati, chiamiamolo così, perché poi la fondazione è un ente privato, diciamo. Cioè può essere fatta, diciamo, può essere dato il contributo nel momento in cui c'è l'utilità per l'ente. E quindi questa è la regola, diciamo. Nel momento in cui si intravede questa utilità, è chiaro che praticamente possono essere dati. Se no, non si possono dare. Ha detto di sì. Sì, nel senso che praticamente se c'è questa autorità per l'ente si possono dare. Vabbè, diamo. Alla fondazione? Ha detto di sì. Ah, ok, allora quindi quello che ho detto io non vale. Hai chiesto un parere tecnico, allora tecnica aveva detto no, che no, questa cosa. Grazie, non mettevano il parere. Ok, se non ci sono altri interventi diamo la parola al sindaco per l'intervento definitivo. Allora, tre cose rapidamente. In primo luogo, come diceva il consigliere Nocerino, queste sono risorse che vengono dal dividendo GESAC, di cui la città metropolitana è socio. Il dividendo è cresciuto molto negli ultimi due anni perché... insomma, il successo turistico che c'è stato di tutta l'area metropolitana e della città ha portato un enorme incremento dei viaggiatori, ma anche della qualità dei viaggiatori, perché il pagamento dei servizi è proporzionale al costo del biglietto e quindi noi adesso abbiamo i voli intercontinentali, questi qua. Questo ha determinato quindi un ingresso importante l'aeroporto di Napoli è quello che a livello italiano ha la maggiore redditività in funzione al traffico, quindi la quota che ha la città metropolitana è una quota importante che ovviamente noi istituzionalmente, cioè come coerenza, dobbiamo destinare ad attività che siano attività culturali, turistiche e di valorizzazione. E quindi questo, insomma, è il principio. Sono anche d'accordo con quello che ha detto il consigliere Nocerino, che adesso noi abbiamo un altro aeroporto a Ponte Cagnano, quindi c'è un tema anche politico di gestione dei flussi, di gestione delle tratte, argomento che ho già sollevato a livello, diciamo, sia con GESAC che a livello nazionale, quindi questo è un tema che noi dobbiamo seguire con grande attenzione.
Questo riguarda in maniera significativa la città di Napoli, ma riguarda in maniera ancora più significativa tutti i comuni che sono nell'area, diciamo, al confine con la città di, con la provincia di Salerno, che potrebbero essere nelle scelte che vengono fatte tagliati fuori poi insomma, dai flussi di traffico. Quindi è un tema che va grande, quindi la penisola sorrentina, la zona Pompei, insomma la cosa va gestita con grande attenzione, però insomma io la sto seguendo, poi faremo un focus specifico su questo argomento perché è un tema politico fondamentale, perché deve rimanere la centralità di Napoli e dell'area metropolitana di Napoli. Questo è fondamentale anche dal punto di vista dell'indotto economico, dei sistemi di trasporto, di chi lavorano dagli autobus agli altri. Insomma è un tema che va, insomma, tenuto con grande attenzione, che, insomma, che noi stiamo seguendo, perché anche i tour, come città, sia i tour operator che molti operatori del settore mi hanno sollevato il problema, quindi questo è un problema che va tenuto con grande attenzione. Per quanto riguarda l'aspetto San Carlo, diciamo, esiste una la costituzione della fondazione ha una struttura nazionale, quindi sono soci della fondazione. Per istituzionalmente il governo centrale tramite il Ministero della Cultura, il Comune di Napoli, la Regione, noi abbiamo anche la città metropolitana, come anche alla Scala di Milano, a Roma. L'intervento che noi abbiamo fatto come città metropolitana, che è stato già fatto in passato, ha compensato con questo progetto la riduzione, la mancanza del progetto regionale, cioè la Regione in realtà dà solo il contributo fisso, mentre, diciamo, la parte progettuale non c'è più, e la parte progettuale è fatta dalla città metropolitana. Questo è un fatto, devo dire, molto positivo, che va onore della città metropolitana. Io però sono d'accordo, e anche il teatro è d'accordo, perché io l'ho già manifestato, che la progettualità che sia connessa a questo teatro, perché il Teatro San Carlo non è un patrimonio della città di Napoli, è un patrimonio di tutti, perché a San Carlo ci andiamo tutti quanti, quindi non è che, insomma, è il ritorno turistico e per tutti, ci sia, diciamo, una distribuzione del beneficio anche sui comuni, in maniera tale che l'idea del biglietti, ma anche di realizzare qualche evento collaterale che si può fare un po' distribuito nell'area metropolitana, è un segnale significativo rispetto alla centralità del teatro. Adesso è in discussione una riforma a livello nazionale sulla struttura della governance dei teatri, che rientra nella legge delega che c'è sulla riforma del codice unico dello spettacolo, argomento abbastanza, insomma, complesso e anche non condiviso da tutti. Quando ci sarà questa proposta, insomma, credo che noi la dovremmo valutare, intervenire opportunamente. Io la sto seguendo anche come ANCI, perché chiaramente io ritengo che il ruolo degli enti locali nelle fondazioni liriche sia fondamentale. In passato c'è stata una forte centralità del Ministero prima della riforma odierna, che non è stato un risultato positivo, cioè nel senso che ci vuole un bilanciamento tra la presenza centrale e la presenza degli enti locali. Fino a mo' ha funzionato, non vedo perché si deve cambiare. Quindi, perché il Teatro San Carlo, io ricordo, sono 15 anni che chiude il bilancio in attivo, non ha più debiti perché è stata completamente sanata la parte debitoria, ha la più alta percentuale, dopo la Scala è il secondo teatro italiano per bigliettazione, per introito da bigliettazione, e c'è più del 50% di biglietti venduti a turisti stranieri. Questo significa che tutte le persone che vanno al teatro sono anche persone che arrivano a Napoli o nell'area metropolitana, dormono, mangiano, quindi portano un indotto economico molto importante, quindi questo è un aspetto fondamentale. Sul tema delle feste dei Gigli che tu hai sollevato, io proprio a valle dell'ultima festa dei Gigli, dove anche tu eri presente, quindi ci siamo incontrati, ho sollecitato
il comune, i comuni a, diciamo, muoversi in una maniera organizzata, perché noi per garantire un finanziamento dobbiamo avere una struttura che sia legittimamente riconosciuta, perché le feste non sono organizzate dai comuni, sono organizzate da associazioni private e noi non possiamo dare i soldi ad associazioni private. Quindi quello che ho detto e che mi auguro che verrà fatto, l'ho sollecitato anche perché c'è una discussione tra il comune, tra la Fondazione di Nola e le altre feste sull'uso del termine festa dei Gigli, cioè insomma una situazione complessa, ho parlato anche con l'UNESCO. Va fatto un disciplinare, va fatto una rete delle feste dei Gigli storici, che ovviamente ha come capofila Nola, perché è l'unica che è riconosciuta dall'UNESCO, ma che può allargare questa sua, insomma, valore alle altre, dove ci sono delle regole precise e dove ogni comune si deve costituire una struttura autonoma, però controllata pubblicamente, a cui si può conferire il finanziamento. Quindi a Napoli ho fatto una fondazione dei Gigli di Barra, Brusciano si deve organizzare in qualche modo, non può essere lasciata in una cosa indistinta, perché nelle cose indistinte si creano grandi casini, quindi ci deve essere una titolarità, il comune è l'organizzatore, allora lo fa il comune, però non può essere un sistema libero, perché questo poi ci garantisce anche la trasparenza della gestione delle risorse, non solo le nostre, ma in generale, perché noi sappiamo che in alcuni comuni ci sono stati problemi non piccoli e quindi noi non possiamo ricadere in quei problemi. Quindi la cosa deve essere fatta a regola d'arte. Io adesso solleciterò nuovamente di fare un tavolo in maniera tale che tutti si siedono intorno a questo tavolo. Ho chiesto a Patrizia Nardi, che è quella che ha curato il dossier per Nola, per il riconoscimento UNESCO, di preparare questo disciplinare in maniera che è una cosa che noi lo facciamo vedere anche a Parigi, in maniera tale che chi vuole seguire quelle regole aderisce, chi non li vuole seguire s'arrangia. Cioè il sistema deve essere un sistema controllato, che questo è nell'interesse di tutti, perché significa aumentare quella qualità, quel riconoscimento e anche il ruolo che ovviamente ognuno deve avere. E a quel punto io credo che noi come città metropolitana, per stimolare questo processo, facciamo un finanziamento omnicomprensivo a cui tutti quelli che aderiscono alla rete possono accedere. Grazie. Quindi ci sono al doppio intervento del sindaco, passiamo alla fase di votazione. Chi è a favore di questo punto? Chi è contrario? No, sono tutti all'unanimità dei presenti. Votiamo anche l'immediata esecutiva dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Passiamo al punto successivo. Punto numero 6, variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La parola al consigliere Del Prete. Sì, buongiorno a tutti e bentrovati al sindaco, ai colleghi consiglieri e a tutti i presenti. Come sempre, prima di lasciare per eventuali poi rilievi tecnici la parola al ragioniere Grimaldi, questa breve mia relazione per dare qualche piccolo spunto e per aiutare chi come me non mastica, o meglio, dopo tanti anni ormai la materia la mastichiamo, non mastica di bilancio. Ci accingiamo oggi, come sapete, come Consiglio Metropolitano ad approvare e a deliberare in merito all'assestamento, così come stabilito dall'articolo 175,8 del TUAL, che prevede che l'organo consiliare, mediante la variazione di assestamento generale deliberata entro il 31 di luglio di ciascun anno, attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio. In estrema sintesi, oggi questo Consiglio è tenuto a deliberare in merito al permanere degli equilibri e, qualora non si verificasse questo caso, ad adottare le misure correttive. Come potete immaginare, è un atto prettamente tecnico, ma che ha un grandissimo risvolto politico-amministrativo, dal momento che dà un senso dello stato di salute dei bilanci di città metropolitana e quindi del grande lavoro che c'è dietro e che viene fatto dagli uffici di concerto con la politica. La manovra complessiva
evidenzia un saldo positivo pari a 406.208 euro, saldo positivo dell'esercizio 2024 che viene accantonato al fondo di riserva. Per quanto riguarda i punti salienti, in definitiva, per dare, come dicevo, un senso alla votazione che ci apprestiamo a fare, permangono gli equilibri di bilancio sia nella gestione di competenza che quella in conto residui, che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026, che l'impostazione del bilancio 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al DM del 1 agosto 2019. A supportare tutto questo l'organo di revisione che vedo in sala e che saluto, che ha dato parere favorevole alla manovra, sottolineando che le variazioni proposte sono attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste, congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità, coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica. Grazie. Ringraziamo il consigliere Marcantonio Del Prete. Se ci sono interventi da parte di qualcuno. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto. Presidente, ci posso la parola al consigliere Alaia. Ci può dare un parere, una delucidazione il nostro capo di tutta la città metropolitana del bilancio? Perché poi a me mi dice una cosa e poi ne dice un'altra. Poi giustamente vogliamo vedere un attimo come ci spiega un attimo questo DUP. La domanda non l'ho capita. Spiegazioni in merito alla revisore. Da ragioniere capo? Sì. No, a ragioniere, al revisore. E che c'è Dani? Perché a noi ci dice una cosa, poi ne fa un'altra, quindi dobbiamo un attimo metterci d'accordo. Chiedo scusa, ma non ho capito la domanda. Non rispondere. Va bene. Scusa, fai l'indiano, cioè andiamo diciamo come la bandiera di Venezuela. No, ma non capisco. Scusate. Effettivamente a che cosa si riferisce, insomma. Vabbè. No, ho sentito il consigliere Del Prete, delegato. Quindi la parola al consigliere. Grazie. Pelliccia. Ma giusto, ho sentito il consigliere Del Prete, prima di passare la parola al ragioniere capo per gli aspetti tecnici, ha fatto una relazione. L'eventuale sta giungendo adesso. Morig, siccome doveva dare, non sento il ragioniere capo parlare, siccome io sono molto contento se finalmente i consiglieri delegati si assumono la responsabilità degli atti che propongono, però la soddisfazione me lo sento io, ragioniere capo, sull'aspetto tecnico, visto che per tre riequilibri l'ha già sentito sempre quasi solo a lui. Quindi ti sei affezionato. E poi non ho capito bene perché il presidente dei revisori o il commissario si prende la briga di dire vicino a un consigliere che chiede il parere che ha espresso su questa delibera e voleva delle giudicazioni, dice no, non ho capito la domanda. Non si è capito. Capito perché? Voglio dire, cioè lei penso che abbia no, chiedo scusa. Perché potessi che siccome voglio dire ci fatte scuola piccirellissima. Lei ha espresso un parere su questo, sì o no? Allora, no, la domanda mi risponde. No, ma posso, sì posso o no? No, voglio fare una premessa. Sì o no? Sì, certamente, sì. E allora perché? No, stiamo parlando. Perché in maniera arrogante risponde e dice non ho capito la domanda nei confronti di un consigliere. No, se no. Lei ha espresso un parere, sa bene su che cosa voleva il consigliere chiedere, no, il suo intervento. No. Quindi a me non mi serve l'intervento suo. L'importante però è che lei tenga conto che il sottoscritto qua è un consigliere metropolitano. No. Ragioniere, grazie. È mia, allora, scusa, è mia colpa, non ho capito la domanda. Presidente, allora scusami. Massimo, cortese, presidente, mi perdoni. Altrimenti arriviamo a un dibattito. Lei ha espresso che non aveva capito la domanda, il consigliere Pelliccia ha detto che cosa gli ha chiesto, questo però accantoniamola, che poi se vi richiederemo la parola interverrete su questo punto. La parola al ragioniere capo. Buongiorno a tutti. In realtà questo è un atto essenzialmente tecnico, come sapete. In questi giorni un po' in tutti i comuni si affronta questo.
La particolarità, diciamo, sta nel fatto che a distanza di un paio di mesi dall'approvazione del bilancio non è che da quest'atto possano derivare grandi, diciamo, cambiamenti. Sottolineo la parte in cui evidenzio la parte in cui si è definito il complesso dei tagli che era stato stabilito per gli enti locali nella legge di bilancio, ma che poi è stato varie volte rinviato perché non, tra l'altro si è chiuso con una conferenza Stato-Città in cui è mancata l'intesa con l'ANCI, quindi diciamo un momento abbastanza travagliato. E in realtà con questa manovra la nostra previsione stimata all'epoca nel mese di dicembre, ottobre addirittura, quando preparammo lo schema di bilancio, in realtà, come leggerete nell'atto, risulta sostanzialmente confermata, cioè uno scarto di 60-70 mila euro rispetto ai 2 milioni e mezzo che avevamo ipotizzato. Altri aggiustamenti, perché solo di questo si può parlare, sono quelli relativi ai fondi che la legge impone di accantonare in bilancio, il fondo garanzia debiti commerciali, che nel nostro caso comunque si cala in un ente dove i tempi di pagamento sono assolutamente in linea con la norma, e il fondo crediti di dubbia esigibilità, che viene leggermente ritoccato, se ricordo bene, qualche decina di migliaia di 166 mila euro, per un complesso di entrate sottoposte alla svalutazione per la dubbia esigibilità di valore abbastanza contenuto, insomma 166 mila euro. Altro non vi voglio tediare con le microvoci, però leggerete che, come diritto, a un certo punto dagli uffici finanziari è partita la ricognizione, chiedendo a tutti gli uffici se ci fossero maggiori fabbisogni piuttosto che minori spese da affrontare rispetto a quelle previste, però a distanza di 2 mesi questo, come leggerete, non è che ha generato un flusso informativo, diciamo, di soprattutto di quantità, diciamo, ridotte, ha generato un flusso ridotto. Non mi sento di dire altro, poi sono a disposizione per qualunque chiarimento. C'è un intervento? Sindaco, sì, c'è un intervento. Come ha detto il ragioniere generale, è essenzialmente un argomento tecnico. Assolutamente il bilancio è in equilibrio. Tra l'altro la norma dice entro il 31 luglio, ma possiamo sempre fare altri equilibri, non è che... Però questo bilancio non credo che abbia grosse problematiche. Il mio intervento, sindaco, è un intervento un po' fuori tema, anche perché è un intervento che riguarda un po' l'elemento statutario della città metropolitana. Noi sappiamo che la città metropolitana ogni tanto, quando ne deriva appunto le necessità, c'è anche la conferenza dei sindaci. Qua ci sono molti sindaci. C'è il sindaco della città di Napoli, che è in odore anche di presidente dell'ANCI, così dicono i giornali, così dicono i rumors dei corridoi. Quindi credo che il mio intervento lo faccio da consigliere comunale del comune di Somma Vesuviana, dove ieri, e questo è un appello che io faccio a tutte le forze politiche, e stamattina molti consiglieri comunali, ben 11 consiglieri comunali, siamo costretti a scrivere ad anche enti come la Corte dei Conti, sappiamo bene quali sono le competenze. Però io questo intervento lo faccio per una persuasione morale, tecnica, perché nel comune di Somma Vesuviana ieri sono stati approvati gli equilibri di bilancio in violazione di una legge, senza un consuntivo, con una sentenza del TAR Campania che annullava il consuntivo. Somma Vesuviana, imperterrito, una parte dei consiglieri di maggioranza hanno approvato gli equilibri di bilancio senza il consuntivo. Perché faccio questo intervento? Lo faccio soprattutto a lei, sindaco, perché credo che anche il comune di Somma Vesuviana, che fa parte della conferenza dei sindaci, fa parte di questa assemblea, debba essere
indirizzato bene verso una buona amministrazione. Quindi faccio questo intervento disponibile insieme a tutti i componenti a sempre collaborare nell'interesse di un ente che fa parte della città metropolitana, che chiede contributi a città metropolitana, che deve essere assolutamente persuaso da un punto di vista tecnico ma anche politico a mettersi su una strada giusta, perché Somma Vesuviana è una città importante dell'area metropolitana. Questa, mi consentite questo intervento che è fuori tema, assolutamente, forse anche fuori contesto, ma io in tutte le sedi in cui mi trovo a rappresentare il Comune di Somma Vesuviana, anche in questa sede, soprattutto al Sindaco, chiedo che possa praticamente guardarsi un pochettino anche questo interesse, perché avere un comune poi in dissesto, in situazioni di difficoltà, in situazioni magari di difficoltà anche da un punto di vista, voglio dire, contro sentenze di un tribunale, credo che sia un fatto che è una preghiera che io faccio al Sindaco, non tecnica, non politica, ma una preghiera che faccio al Sindaco di interessarsi anche di questo, tra tante cose di cui lei si interessa, se può dare un'occhiata anche a questo. Grazie. Quindi se non ci sono interventi, passiamo alla fase di votazione del punto. Ci sono interventi? No. Quindi passiamo alla votazione del punto. Che punto è? Punto 6. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e verifiche della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Chi è a favore? Chi è contrario? Allora, contrario Pelliccia, Guanci e Alaia. Chi si astiene? Nessuno. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. La parola al Sindaco. No, io, diciamo, a valle dell'approvazione dell'assestamento, volevo fare una piccola considerazione sul problema del quadro complessivo di bilancio dei prossimi anni. Perché, diciamo, quest'anno c'è stato un taglio da parte del governo nazionale di risorse, diciamo, che è stato un taglio lineare sia ai comuni che alle città metropolitane. Il decreto è passato in conferenza Stato-Città con il parere negativo dell'ANCI e anche dell'UPI. Diciamo, io adesso sono il delegato dell'ANCI in questa fase nella conferenza Stato-Città e abbiamo, diciamo, cominciato ad affrontare anche il tema della prossima legge di bilancio e della situazione che noi abbiamo davanti. Allora, questo è un tema molto delicato che noi dobbiamo seguire. Adesso io, questo non è un problema di maggioranza, opposizione, cioè noi dobbiamo affrontare il problema di com'è. È chiaro che noi dalla prossima finanziaria avremo una finanziaria che sarà una finanziaria restrittiva rispetto alla capacità di spesa corrente, perché essendo rientrati nel patto di stabilità, questo patto di stabilità comporta delle limitazioni. Questo percorso è un percorso molto pericoloso per i comuni, perché non solo determina una riduzione degli eventuali trasferimenti, cosa che nei fatti è già avvenuta, perché è già avvenuta quest'anno, ma potrebbe introdurre un tetto alla capacità di spesa per investimenti, perché c'è qualche cosa che noi abbiamo già subito dopo praticamente il governo Monti e che poi è stato sbloccato solamente 4-5 anni fa. Allora, la posizione che noi abbiamo a livello centrale, che io porterò avanti, è che da un lato, cioè, i comuni e le città metropolitane sono quelle che hanno contribuito di più al risanamento della spesa pubblica italiana.
quando nel 2011 i comuni pesavano circa 8 punti e mezzo di spesa pubblica nazionale, oggi poco più del 6%. Abbiamo la percentuale di indebitamento tra gli enti locali più bassa in assoluto, molto più bassa anche delle regioni, ma in maniera enormemente più bassa. E abbiamo anche, diciamo, le regole più restrittive, perché l'introduzione del fondo per i debiti di dubbia esigibilità, che dei crediti di dubbia esigibilità, nella formulazione che adesso è posta, è una credo che sia la regola più severa che esiste in tutta la finanza italiana, che chiaramente limita enormemente la capacità di spesa dei comuni. Quindi ribaltare sui comuni le ristrettezze sui tetti di spesa, senza in questo privilegiando, come è stato fatto in passato, le regioni e lo Stato centrale, è una cosa inaccettabile. Io penso che questo non è un tema del governo, dell'opposizione, della destra e della sinistra, è un problema della sostenibilità amministrativa, perché non si può far pagare ai cittadini, perché quando si limita la capacità di spesa dei comuni si fa pagare ai cittadini, perché tu non puoi erogare più i servizi, il trasporto, la spazzatura, i servizi sociali, la scuola, è una cosa inaccettabile. Quindi io penso che su questo ci sarà uno scontro politico non banale, che non è uno scontro da una parte e l'altra, è tra vari livelli istituzionali, perché io penso che la stagione in cui i comuni sono stati fortemente penalizzati rispetto ad altri che spendono e spandono e non rispondono a niente, a nessuno, è una stagione che deve finire. Su questo, insomma, credo che tutti i comuni italiani sono d'accordo, però è opportuno che noi condividiamo, perché questa è la posizione che io prenderò, perché sarebbe veramente grave. Questo noi pagheremmo ancora di più come città metropolitana, perché noi siamo tra le poche città metropolitane che hanno un avanzo di bilancio. Quindi se si interviene con una soglia ci scamazzano. Quindi su questo punto credo che noi dovremmo essere molto molto vigili, e ognuno per la sua parte politica deve muoversi in questa direzione, perché è un interesse comune, non è l'interesse di uno o dell'altro, è l'interesse di tutti. Quindi questo è un tema molto molto importante. Sindaco, una prima proposta, spendiamoci tutto subito. Noi questo ce lo spendiamo, ma quello dell'anno prossimo non ce lo potremo spendere se mette le regole. Io sono per la spesa totale, quindi più si spende meglio è, perché se si spende bene. Ok, quindi passiamo al punto, andiamo all'ordine del giorno. Il punto successivo è verifica stato attuazione dei programmi combinato disposto ex articolo 147. Su questo chi deve relazionare? La parola al direttore generale. Allora, verifica stato di attuazione dei programmi combinato disposto ex articolo 147 ter del TUEL allegato. A norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 165/2001, agli organi di governo spetta la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Pertanto, in ottemperanza alla citata normativa, la presente proposta viene presentata ai fini dell'approvazione della verifica dello stato di attuazione dei programmi e del grado di raggiungimento degli obiettivi legati al DUP da parte delle direzioni. Per la verifica è stato espletato un processo di ricognizione sul grado di avanzamento dei programmi, acquisendo attraverso un modello di report uguale per tutte le direzioni nella forma lo stato di realizzazione dei progetti, evidenziando contestualmente i collegamenti alle relative azioni e obiettivi strategici del DUP. In base all'ultimo DUP approvato, giusta nota di aggiornamento delibera di Consiglio Metropolitano numero 52 del 15 aprile, il controllo strategico ha evidenziato per ciascuna azione
quanto finora realizzato a partire dall'annualità 2022 al 30 giugno, anno di approvazione del primo DUP approvato da questa amministrazione, gli ambiti strategici su cui si sviluppa il mandato dell'amministrazione sono: rigenerare l'area metropolitana, smart city, transizione ecologica. A ciascuno di questi ambiti sono collegate delle azioni e risultati attesi, specificatamente dettagliati nel DUP, in relazione ai quali sono state condotte specifiche verifiche. In estrema sintesi, sui primi due ambiti sono state avviate diverse iniziative e lo stato di attuazione si presenta abbastanza avanzato, con buoni risultati già registrati. Per quanto riguarda invece la transizione ecologica, in merito alle rilevazioni effettuate al 30 giugno sul nostro, diciamo, DUP e programmi di controllo di gestione, lo stato di attuazione non è il pari ai due ambiti precedenti. Risulta però doveroso ricordare e rappresentare al Consiglio che sono state approvate iniziative in itinere i cui risultati potranno essere evidenti nel breve prossimo futuro. Grazie. Ho finito. Grazie. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto. Chi è a favore? Chi è contrario? Consigliere Velliccia, consigliere Guanci e consigliere Alai. Quindi votiamo anche l'immediata esecutiva dell'atto. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Passiamo al punto successivo, il DUP. A favore. Quindi Davide, punto 8, la parola al direttore generale. Sì. Ok. Per quanto riguarda l'articolo 170 del decreto legislativo 267 del 2000, prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione, sezione strategica, per le seguenti deliberazioni. Le principali modifiche della sezione strategica del DUP riguardano aggiornamenti di dati statistici finanziari e relativi alle partecipazioni dell'ente. In particolare riguardano aggiornamento, contesto esterno con i nuovi dati statistici disponibili, aggiornamento dei dati finanziari riferiti all'ente trasmessi dall'area servizi finanziari, aggiornamento dei dati sulle partecipate trasmessi dalle direzioni partecipazioni, incremento obiettivi agenda 2030 a cui si collegano anche gli obiettivi operativi. Aggiornamento degli obiettivi da perseguire nel corso del mandato. Tali modifiche si sono concentrate prevalentemente su due ambiti strategici: rigenerare l'area metropolitana, smart city, area metropolitana. Come di seguito riportato. Ambito strategico, il dirigente della direzione piano territoriale metropolitano ha proposto l'inserimento nel DUP della fase dell'adeguamento alla modifica normativa regionale prima dell'approvazione del PTM, perché è avvenuta ovviamente una modifica regionale alla norma e ne abbiamo preso atto. Inoltre, lo stesso dirigente ha proposto l'inserimento del DUP del risultato atteso, incremento utilizzo dei fondi ex PNR da parte dei comuni e degli enti sovracomunali, che implementa l'obiettivo strategico rigenerazione urbana e sviluppo economico del territorio. Cioè viene inserito ovviamente il nostro monitoraggio su quelli che sono i piani urbani integrati, anche attraverso un ruolo di supporto e assistenza ai comuni per l'impostazione del corretto procedimento delle varianti urbanistiche per la localizzazione dell'OPP e dei programmi operativi comunali. Inoltre, avente ad oggetto la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche a valere anche su finanziamenti ex PNR. Infine, il dirigente del piano territoriale metropolitano, con riferimento all'obiettivo strategico rigenerazione urbana delle periferie della città metropolitana ed in particolar modo l'azione riqualificazione urbana del quartiere di Scampia, il vecchio bando periferie stiamo parlando, e delle zone limitrofe, ha proposto che la stessa, in virtù della distribuzione dei RUP, diventi un obiettivo trasversale per quanto riguardi le aree. Poi il sottoscritto ha ritenuto opportuno l'inserimento di una nuova azione nell'ambito dell'obiettivo strategico, ovvero l'efficientamento organizzativo dell'ente, che riguarda l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, comprese le risorse del PNR, ovvero avere tempi certi per quanto riguarda ovviamente la spesa e gli impegni presi dalle direzioni.
attraverso un pieno impiego delle risorse finanziarie annualmente stanziate in bilancio al fine della realizzazione nei tempi programmati e nei cronoprogrammi approvati degli obiettivi strategici dell'ente. Inoltre si ritiene fondamentale l'incremento dei fondi di finanziamento esterni, cioè proprio alla luce di quello che ha annunciato il nostro sindaco adesso, sarebbe opportuno per il nostro ente verificare delle fonti di finanziamento esterne che provengono da bandi e possono essere europei, ministeriali o anche da altri soggetti, anche attraverso la partecipazione al bandi a fine dell'innalzamento dei servizi ai cittadini. Il dirigente della direzione piano strategico ha proposto l'inserimento nei risultati attesi nell'ambito dell'obiettivo strategico promozione della collaborazione interistituzionale con i comuni del territorio dell'azione contrasto al disagio giovanile. Questo è stato inserito perché abbiamo vinto un ulteriore bando con queste determinate tematiche e quindi è stato inserito all'interno del DUP. Infine, il dirigente della direzione patrimonio ha proposto di rafforzare i risultati attesi con riguardo all'obiettivo strategico promuovere lo sviluppo del turismo attraverso la valorizzazione del patrimonio dell'ente, mediante la fruizione da parte della collettività e del complesso monumentale di Santa Maria la Nova e l'allestimento e promozione di aree museali con l'inserimento delle stesse nei circuiti museali cittadini e regionali. Per quanto riguarda la Smart City e l'area metropolitana, i dirigenti della direzione piano strategico e supporto organi istituzionali hanno inteso valorizzare la promozione della cultura mediante l'inserimento nella parte descrittiva della sezione strategica del DUP delle attività che si intendono realizzare in collaborazione con i comuni del territorio ed altri organismi al fine di contribuire alla diffusione dell'immagine dell'area metropolitana e delle sue bellezze storico-artistiche con evidenti riflessi positivi sullo sviluppo economico legato al turismo. Quindi questi sono gli elementi principali per quanto riguarda quelli che sono gli obiettivi inseriti all'interno del DUP. È un piacere sentire la sua voce, giustamente per quello che vale, giustamente se da... volevo sapere la parola al consigliere Alaia. Volevo sapere che bando, il bando che abbiamo vinto sui giovani, ci puoi dare un attimo delucidazioni in merito a questa questione e di cosa stiamo parlando? Abbiamo all'interno dell'ente una posizione organizzativa che si occupa appunto della, diciamo, di partecipazione ai bandi che non sono di competenza delle singole aree. Questo bando a cui ha partecipato Città Metropolitana risulta appunto relativo al contrasto al disagio giovanile nelle periferie dei comuni dell'area metropolitana. Per quanto riguarda poi la sostanza delle iniziative, chiederemo alla posizione organizzativa di fare una relazione scritta in modo da aggiornare tutti i consiglieri. No, ma non parliamo di borse di studio, corsi di formazione, cioè azioni. Quant'è? Un milione. Sosteniamo il quartiere un milione di euro. L'iniziativa è stata da i giovani. Noi diciamo solo belle iniziative, così. Quando diciamo la verità, cioè quando le cose vanno fatte bene. E ovviamente fatte bene. Non pesa assolutamente, cioè quando abbiamo parlato all'interno del DUP del rafforzamento di fonti di finanziamento esterne, sì, va proprio in questa direzione, cioè quella di individuare delle fonti di finanziamento che non pesano sul nostro bilancio, ma che ci consentano di fare delle iniziative sul territorio, rispettando ovviamente quelli che sono i parametri del bando. Ma per approfondimenti il consigliere Alaia viene spesso dal direttore generale e quindi potete pure chiedere qualche altra informazione. No, ci sta tempo, ci sta okay, tempo. Quindi se non ci sono altri interventi? No. Quindi se non ci sono interventi passiamo alla votazione del punto. Chi è a favore? Chi è contrario? Alaia e Guanci. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Chi è contrario? Come prima. Punto successivo. Note di aggiornamento DUP 2024-26-170, modifiche dell'allegata alla sezione operativa. Prego, detto. Sì, allora per quanto riguarda...
Per quanto riguarda questo punto, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 24-26, modifica dell'allegato alla sezione operativa programma per l'affidamento degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza anno 2024-2026, per quanto riguarda questo, è uno degli allegati alla sezione operativa del DUP 24-26 e il programma per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze. Questo trattasi di un atto dovuto conseguente a quelle che sono le variazioni approvate con deliberazione di consiglio numero 67 del 24 maggio. Il 24 maggio, su proposta della direzione patrimonio, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 24-26 finalizzata all'allestimento di una mostra di opere d'arte di proprietà dell'ente presso la Reggia di Portici. Grazie. Chi è che chiede la parola? Quindi, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto. Chi è a favore? No, già l'abbiamo fatto il DUP. Stiamo alla nota di aggiornamento. Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Nocerino. Votiamo anche l'immediata esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Passiamo al punto successivo. Approvazione del programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi. Ci relazione su questo? La Capasso. Dove sta la dottoressa? Prego, dottoressa. Si tratta di variazioni alla programmazione triennale per l'acquisizione di beni e servizi. Questo tipo di programmazione, che era biennale, è stato recentemente allineato a tutti gli altri strumenti di programmazione e quindi ha acquisito la triennalità e chiaramente la coerenza con gli stanziamenti di bilancio. In questo specifico atto è stato proposto, vi viene proposto, in quanto alcune direzioni hanno integrato la programmazione. Si tratta della direzione patrimonio, della direzione scuole, della direzione politiche del personale e della direzione sistemi informativi. La direzione patrimonio è integrato con tre servizi, due per il 2025 e uno per il 2024. Quello per il 2024 riguarda le aree a verde, la manutenzione delle aree a verde per 520.000 euro. Quelli per il 2025 riguardano la manutenzione degli impianti termoidraulici e condizionamento degli edifici ad uso uffici per 276.000 euro e quello per gli impianti elettrici e di videosorveglianza e microfonici sempre per i nostri edifici istituzionali per 220.000 euro. La direzione amministrativa scuole ha chiesto un'integrazione relativa alle strutture modulari per l'allocazione delle strutture modulari per le aule didattiche per 90.000 euro per il 2024 e 135.000 per il 2025. La direzione politiche del personale ha richiesto un'integrazione per il welfare aziendale integrativo sia per il comparto che per la dirigenza per il 2025 per 423.000 euro. La direzione sistemi informativi integrati ha chiesto l'integrazione con due servizi. Un servizio per il 2025, tecnologia assistita per i disabili pari a 200.000 euro e un servizio per la transizione digitale pari a 455.000 euro per il 2024 e 1 milione di euro per il 2025. Ringraziamo la dottoressa Capasso. Su questo punto, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti. Immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Dov'è il punto? Allora, punto numero 11. Piano strategico della città metropolitana di Napoli, parco progetti dei comuni. Definizione dei progetti strategici dell'area metropolitana con gli interventi in linea con le scelte del Comitato di coordinamento e atto di indirizzo per le proprietà di investimento all'avanzo di amministrazione dell'ente. Variazione di bilancio di previsione 24-26 per complessivi 3.741.056. La parola alla dottoressa, l'architetto D'Ambrosio, in quanto il dirigente del piano strategico purtroppo bene per lui sta in ferie. La parola alla dottoressa D'Ambrosio. Purtroppo per noi, bene per lui.
Buongiorno a tutti. Allora, come anticipato dal Vice Sindaco, io in questo momento relaziono in sostituzione del dirigente Gaudino, che purtroppo non c'è. Questa proposta di deliberazione... Dottoressa, chiedo scusa, potrebbe parlare pure il consigliere delegato, non c'è necessità... Che non c'è in questo momento. Ma prima c'era, come guarda al caso... Allora, come stavo dicendo, questa proposta di deliberazione nasce a seguito dell'istituzione del Comitato di Coordinamento, che è rappresentato, diciamo, dai sindaci dell'area metropolitana che hanno aderito al Parco Progetti dei Comuni. La proposta, nello specifico, tende a risolvere la problematica di aumento dei prezzi che si è manifestata nel corso dell'ultimo anno e nasce a seguito della possibilità da parte del Consiglio Metropolitano di consentire la modifica dei progetti che erano originariamente inseriti all'interno del Parco Progetti dei Comuni, in riferimento 2020-2022. Quindi di dare questa possibilità di modificare i progetti originariamente inseriti attraverso anche la possibilità di inserimento di nuovi interventi, nel massimo però del finanziamento originariamente concesso nel 2020. Questo cosa significa? Comporta nell'immediato una variazione di bilancio che deve consentire alla direzione la possibilità di poter provvedere allo svincolo degli impegni originariamente assunti e assumere conseguentemente i nuovi impegni. Questa variazione di bilancio però è una variazione di bilancio figurativa, perché di fatto all'atto dello svincolo degli originari impegni l'importo che oggi si provvederà a variare tornerà ad essere avanzo libero di amministrazione e quindi rimarremo sempre nell'importo massimo concesso originariamente al comune all'atto, diciamo, degli impegni del 2020. Ok, passiamo la parola alla dottoressa. Chi è che chiede la parola? La parola al consigliere Pelliccia. Volevo approfittare di questo punto all'ordine del giorno per un po' diciamo ripercorrere la storia di questo piano strategico che a fase alterna ha fatto comunque la fortuna di tanti comuni, partendo dall'impegno di De Magistris, quei famosi 100 euro ad abitante, per arrivare poi ai giorni nostri. Caro Sindaco, ti posso sottolineare però che tutto quello che ci siamo, anzi caro Sindaco e caro Vice Sindaco, vi posso sottolineare che tutto quello che ci siamo detti negli ultimi due anni e passa di amministrazione è stato disatteso. Non abbiamo mantenuto nemmeno uno degli impegni deliberati da questo Consiglio Metropolitano. Ci avevamo detto di recuperare le economie di gara e non le abbiamo mai recuperate. Ci avevamo detto di finanziare i comuni virtuosi che avevano ben speso tutte le somme con gli ulteriori progetti cantierabili e nemmeno l'abbiamo fatto. L'unica cosa che abbiamo fatto oggi è accontentare 3 o 4 comuni senza tenere conto di tutti quanti gli altri. L'architetto ben ha spiegato che all'interno della stessa quota di finanziamento che noi abbiamo diciamo ottenuto a valle di questa progettazione si sono poi presi impegni per mantenere questi progetti, qualcuno nuovo, cosa abbastanza gravissima secondo me perché non rispetta il dettato del Consiglio Metropolitano, qualcuno che aveva bisogno di aggiornamento prezzi. Io pongo la stessa domanda che ho posto 2 anni a questo Consiglio Metropolitano, a cui tutti quanti mi hanno risposto sì, hai ragione. Un comune virtuoso che ha speso i soldi, ha realizzato le opere, non avendo più bisogno dell'aumento dei prezzi per queste opere finanziate e addirittura alcuni mesi fa anche inaugurate, sindaco l'avevo invitata se tu ricordi bene. Cioè, i comuni virtuosi hanno fatto questo, hanno un'economia di spese intorno, come il mio per esempio, intorno a 1 milione di euro.
Io ancora oggi ho 1 milione di euro che praticamente non posso spendere. Il finanziamento per il mio comune, per dare un esempio di tutti i comuni, il finanziamento di lui era di 5 milioni di euro. No, sì, perché io ho chiesto di finanziare ulteriori progetti, mi hanno detto, anzi, abbiamo preso impegni. Noi avevamo deliberato che all'interno di quello che era lo stanziamento che era stato fatto all'epoca, e questo valeva sia per i progetti che erano finiti, sia per quelli che erano in corso, io almeno così mi ricordo, praticamente queste risorse che si erano chiamate risparmiate, tra virgolette, potevano essere utilizzate o per delle varianti legate ai progetti che erano in corso, aumento prezzi, insomma, oppure nuovi progetti. E questo non è stato fatto, sì. Ma si doveva fare, perché così avevamo deciso che si faceva, e esatto, così va fatto. E io sono il promotore di questo, questa delibera. Noi facemmo la delibera. E non è stato fatto, perché che cosa è stato fatto? È stato fatto poi un altro bando, però dove il mio comune ha partecipato, è non c'entra niente. Il bando riguarda, riguarda altre risorse, non quelle che all'epoca furono stanziate. E quindi, è così. Però non è stato fatto, ma voglio dire. E va fatto. E ad oggi, e se arriva per oggi, vengo in consiglio metropolitano ad approvare una delibera per determinati comuni, perché ha problemi ovvi, perché io non voglio citare i comuni, ma magari un comune che non ha finito l'opera è stato soggetto poi all'aumento dei prezzi, e io oggi vado ad apparare questo comune che, per l'amor del cielo, ha lo stesso rispetto degli altri comuni, ma che non è stato virtuoso, perché se avesse messo in campo progettazione, bando di gara e l'avrebbe conclusa l'opera, ad oggi non sarebbe sicuramente soggetto all'aumento dei prezzi. Io vado a sanare questi e non penso invece a quei comuni che insistentemente, come il mio, chiedono di utilizzare questo famoso, diciamo, economia, queste economie di gara. Cioè, purtroppo si fanno ancora le gare al 36%, 2, 3, 4... Sindaco Cirillo, lei conosce bene queste procedure. Ancora non è stato fatto. Io quello contesto che è questo che dico io, proviene da un deliberato del Consiglio metropolitano che era all'unanimità. Contesto questo, io stamattina sto aiutando un comune che però, sottolineo, non è stato virtuoso rispetto agli altri. Sindaco, io vorrei, ma lo dico con concretezza, con forza, che l'impegno da domani mattina fino a pure che possa i soldi a spendere, sino a fornire, cioè, il discorso che facevo, l'impegno da domani mattina, da oggi pomeriggio, di mettere in campo le procedure per dare la possibilità Salvatore, c'è sta niente da fare, per dare la possibilità ai comuni che virtuosamente sono riusciti a spendere nei tempi, tengono economia, l'hanno utilizzato. Se posso intervenire. Grazie. Sotto questo aspetto, volevo rappresentare che l'ufficio ha lavorato in questo senso. Questa delibera nasce dalla deliberazione di ottobre dello scorso anno, che dava proprio la possibilità di utilizzare le economie o comunque le somme non spese. È stata richiesta a tutti i comuni dell'area metropolitana la possibilità di presentarci interventi. Di questa presentazione di interventi, logicamente la città metropolitana, l'ufficio, ha reso un nulla osta, e a seguito di questo nulla osta è stato richiesto ai singoli comuni di presentare una documentazione, quindi l'approvazione delle progettualità originariamente richieste, che hanno ottenuto quindi il nulla osta della direzione, e solo a seguito è stata predisposta la variazione di bilancio. Non ci sono tutti i comuni, perché non tutti i comuni purtroppo hanno consegnato la documentazione. Tutti i comuni ancora non hanno risposto, tutti quelli che stanno ancora in tempo e che possono fare sempre l'istanza. Tant'è vero, quindi, che noi abbiamo deciso di andare a stralci, in modo tale per non bloccare i comuni e per non fare una delibera unica. Sì, c'era... Massimo, quindi tecnicamente quello che noi abbiamo detto non è stato assolutamente disatteso, ma gli uffici stanno lavorando. Quindi l'applicazione, che come te anche io ho finito i lavori nel 2019, non nel 2020, quindi di conseguenza dopo 2 anni, 1 anno e mezzo da quella delibera
che facemmo del piano strategico, le economie che sono state generate dai ribassi e da quelli possono essere unificati. Oggi se il comune di Cardito e il comune di Casanova presentano questa istanza, possiamo presentare il progetto e noi abbiamo finanziato con quelle economie. Quindi non è che si è andata avanti, tanto è vero che la dimostrazione dell'approvazione di questa delibera riguarda un primo stralcio di tutti i progetti che sono stati presentati. Ad oggi ne sono una quarantina, se non mi sbaglio, dottoressa. Sì, sono una quarantina, di cui molti non hanno necessità della variazione di bilancio. Esatto. Mentre altri, questo è il caso diciamo specifico della proposta, hanno necessità della variazione di bilancio perché chiedono l'utilizzo delle somme non spese a favore di altri interventi o da modifica o un nuovo progetto, quindi bisogna assumere nuovi impegni. Beh, allora, premesso che io da sindaco, come arrivo al comune, faccio la posta. Penso che lo fate anche voi. Quindi non ho notizia, posso aver sbagliato, ma non ho notizia di queste comunicazioni. Faccio una prima premessa. Seconda premessa, io all'esito del bando del piano strategico metropolitano, io intendo come sindaco del comune di Casanova di Napoli, no? A monte di questo presentai non 5 progetti, quelli finanziati, ma ne presentai 12. Quindi ho il sesto progetto esecutivo, il settimo progetto esecutivo, l'ottavo progetto esecutivo pronto per partecipare. Ma lo sai che quel progetto attualmente non è più congruo perché ci sono state tutte le... quindi si fa un aggiornamento. Questo, il problema è che non è partita la procedura, cioè mentre qua leggo che si è riunito un coordinamento dei sindaci, è insopprimibile, è mai possibile, cioè sindaci di Cardito, sindaci di Napoli, sindaci... Mi conoscete per uno che non è venuto a soccorso, cioè, che non veniva. Tu stai con tutto l'altro. Mi conoscete per uno che non veniva. Cioè. Ma forse era al mare, un po' di vacanze. E io ci vado al mare, cioè io a casa a Gaeta non ce l'ho. Cioè, ma ha detto questo. Comunque la procedura è in corso. Prendo per buono quello che mi state dicendo oggi, un attimo. Da domani mattina inizio io, allora, visto che ho chiesto agli uffici di iniziare a lavorarci da domani mattina, faccio così, inizio io da domani mattina. Esattamente, verifica al tuo comune fare il mio lavoro. Può darsi pure che sono stati mandati già dal tuo comune, stanno dentro a questa qua. No, sindaco, sindaco Manfredi, tu fai tutto tu. Questo è l'unica cosa che può essere, ma non è che può essere che questa cosa a me non è arrivata. E non è arrivata al comune di Casanova, no, a me. Ma strano, però, perché dice che è stato mandato a tutti, però verifichiamo con attenzione. Però comunque la procedura questa. Domani mattina taglia a capo a qualcuno. Domani mattina ci stiamo contattando, qualcuno pagherà. Verifica. Domani c'è qualche revoca. Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del punto. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore? Come prima. Punto successivo. Applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per euro 11.238.618 per il finanziamento di spese di investimento relativi ad interventi di edifici scolastici di competenza della Direzione Tecnica Scuole 1. La parola al sindaco Abbagnale. Allora, come poc'anzi ha detto il vice sindaco Cirillo, la proposta in oggetto ha la richiesta di applicazione di avanzo libero di amministrazione per 11.238.618 euro relativa a investimento di spesa sul panorama scolastico per manutenzione straordinaria ordinaria di altra natura. In sostanza parliamo di accordi quadro. Come vedete all'interno della delibera, dalla tabella allegata, parliamo di accordi quadro che hanno prevalenza di approccio pluriennale, o che si avviano alla procedura o che addirittura sono in fase di conclusione. Nello stesso tabellare viene enunciata la ripartizione dei fondi così come impegnati. L'accordo quadro, come sapete, va a essere investito su quelli che potrebbero essere gli imprevisti che devono coprire in qualche modo il supplementare le attività necessarie sugli edifici scolastici del tessuto metropolitano. Per fare in modo però di rendere migliore cognizione al Consiglio, ecco il ruolo dei consiglieri metropolitani per capire quali sono le ingerenze, le criticità che sono state rilevate dal panorama scolastico
territoriale piuttosto di come si è deciso di canalizzare queste risorse, ho cercato di supplire oltre alla tabella per l'importo anche quali sono le scuole interessate a suddette manutenzioni. Per esempio, abbiamo un accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici negli edifici scolastici di competenza della direzione scuola 1 per l'importo di 900.000 euro che andranno a coprire i lavori necessari alla nuova sede di Castello di Cisterna per il SERAO per l'importo di 300.000 euro, per il Brunelleschi di Afragora, per il Medi e Scotellaro di San Giorgio a Cremano. Ancora, l'importo di 1 milione di euro necessari ad un accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici dell'area metropolitana ovest andranno principalmente a supplire a quelli che sono stati i disagi postumi, a quelli che sono i danni da terremoto, quindi post-bradisismo sul territorio di Pozzuoli, e principalmente parliamo di Parete, del Pareto, di Virgilio, del Petronio come succursale. Accordo quadro per l'importo di 500.000 euro relativi a manutenzione straordinaria di edifici scolastici dell'area metropolitana ovest, lotto 2. Interesseranno lavori sulle scuole di Bruno di Grumonevano, dell'Europa di Casalnuovo, del Colombo di Marigliano. Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria di edifici scolastici dell'area metropolitana est, sul Nobel di Torre del Greco, il Miranda di Frattamaggiore, il Morano di Caivano, il Levi di Marano, il Barsanti di Pomigliano. Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici dell'area metropolitana est, lotto 2, per 500.000 euro, sul Carducci di Casamarciano e sul Graziani di Torre Annunziata. Abbiamo poi un panorama, se guardate il tabellario, che riporta gli accordi quadri per impermeabilizzazione e manutenzione straordinaria relativamente ai lotti 1A, 1B, 1C, 1D. Nello specifico qui si intende accordi quadri che si accingono alla fase conclusiva e, essendo possibile nelle condizioni di contratto applicare l'articolo 106 del decreto legislativo 50 del 2016, comma 1, lettera A, si è previsto un'estensione contrattuale, precisamente degli importi di 176.900 euro per il lotto 1A, 174.000 euro per il lotto 1B, 283.700 euro per il lotto 1C, 255.000 per il lotto 1D. Abbiamo lavori di manutenzione straordinaria da mettere in campo per gli edifici scolastici dell'area metropolitana per l'importo di 648.600 euro, e parliamo del Carducci sulla sede centrale di Napoli. Un accordo quadro per lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria per gli impianti e trattamento aria e per i vigili del fuoco per l'importo di 1.343.400 euro che andranno a essere convogliati sul Della Chiesa di Afagola, il Filangeri di Frattamaggiore, il Grandi di Casoria, il Moscati di Sant'Antimo e il Nobel di Torre del Greco. Ancora, accordi quadro relativi al lavoro di adeguamento delle cabine elettriche per il Majorana di Somma Vesuviana e il Brunelleschi di Afragora. Ancora, accordi quadro di servizi di ingegneria e architettura per la verifica di vulnerabilità sismica agli edifici scolastici per l'importo di 700.000 euro. Tali esigenze sono maturate particolarmente per la richiesta di scuole, nello specifico del Seneca di Bacoli, il Virgilio di Pozzuoli, il Petronio sempre su Pozzuoli, il Majorana su Pozzuoli, Parete su Pozzuoli, Montalcini di Quarto, Levi di Marano, Cuoco succursale di Napoli. Ancora accordi quadro per servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di interventi connessi agli esiti delle indagini di vulnerabilità sismica, cioè a postumi alle indagini di vulnerabilità si è convogliato l'indirizzo di un importo di 900.000 euro atteso a sostenere quelle che saranno le progettazioni necessarie per progettualità di adeguamento sismico su alcune scuole. Ancora, verifica e supporto di validazione dei progetti lotto 1 e lotto 2 per l'importo di 596.000 euro, lavori di manutenzione straordinaria antincendio che verranno convogliati sul Parete di Pozzuoli, il Grandi e il Torrente di Casoria, accordo quadro relativo all'apporto di supporto e accompagnamento dell'indagine di vulnerabilità sismica per l'importo di 1.200.000, per i bassi di Sant'Antimo, il Medi di Cicciano, il Venitore del Greco, il Niglio di Grumonevano, il Niglio di Frattamaggiore. A tale cifra si aggiunge l'importo di euro 8.510 per la necessità di convogliare somme per gli oneri di smaltimento relativi ai lavori di ristrutturazione del muro del liceo di Bruno di Grumonevano.
Allora ripeto in conclusione che l'accordo quadro quindi nasce comunque per quelle che sono le spese che andranno a sostenere eventuali imprevisti, tenuto conto che è normale e naturale che alla base di una ricognizione il panorama di quelle che sono le esigenze scolastiche sul territorio metropolitano si è data l'opportunità al Consiglio di essere portati a conoscenza di quelle che sono state le criticità sollevate e quelle che saranno poi le esigenze che andranno a soddisfare suddette criticità per fare in modo che, ecco, come più volte ci insegnate, ci sollecitate, di soddisfare al meglio quelle che sono le esigenze del panorama scolastico. Ok, la parola alla dottoressa Salerno. Grazie per la parola. Buongiorno Sindaco, colleghi consiglieri. Io ovviamente mi riporto a quanto già illustrato dalla collega Bagnale con cui condividiamo la delega, per cui non mi diciamo addentro nelle nozioni tecniche, per cui così come l'ha presentato. Il mio intervento è quello appunto di rimarcare l'attenzione con cui abbiamo nei confronti delle scuole, che questo ente con grande sforzo anche da parte degli uffici tecnici amministrativi si riesce a in qualche modo a colmare tante necessità. In quest'anno che ho avuto la delega mi sono resa conto che veramente abbiamo un patrimonio scolastico eccezionale, ricco, ma anche molto complicato, a cui dobbiamo dare effettivamente molta attenzione. Questi si trattano di tutti interventi straordinari, qualcuno di questi sono già finanziati, a cui meritano integrazioni, e da parte della zona di cui mi è competenza voglio sottolineare anche la grande attenzione per gli istituti appunto colpiti dal bradisismo, così come già il sindaco nell'immediatezza dei mesi scorsi è intervenuto personalmente anche con l'ausilio degli uffici tecnici del Comune di Napoli per poter addivenire a ogni rischio e prevenire ogni rischio e pericolo rispetto a questi interventi. Io ringrazio per l'attenzione, ringrazio la collega Bagnale per la puntuale descrizione e ovviamente anticipo il mio voto favorevole. Grazie. Ringraziamo la consigliera. Chi è che chiede la parola? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione del punto. Chi è a favore? Unanimità dei presenti, unanimità di esecutività. Chi è a favore? Come prima. Passiamo al punto successivo. Il punto successivo, il punto 13, si chiede tramite una riunione che sono state fatte tra i capigruppo il rinvio di questo punto perché si trattasi di variazione del bilancio di previsione che riguarda fondo denominato altri accantonamenti per complessivi 32.600.000 euro. Questo punto lo rinviamo a una successiva innanzitutto discussione, in conferenza di capigruppo allargata al delegato e ai componenti della commissione e convocare in quella seduta anche il dottor Renato Penza, che è l'amministratore delegato l'amministratore unico di Sappana. Questo è quindi era arrivata la richiesta di rinvio di questo punto ad altra seduta. Prego. Si vota su questo punto? Il rinvio sì. Si vota sul rinvio. Posso? Prego. No, volevo approfittare questo punto, ovviamente favorevole al rinvio. Credo e spero favorevole alla nuova governance della Sappana. Spero che quei piccoli meccanismi che ancora mancano, quei tasselli vadano al loro posto, al posto giusto. Volevo per l'ennesima volta però sottolineare l'atteggiamento vessatorio e scorretto non solo dell'ex amministratore delegato il dottor Gargani, ma anche dei consulenti che ha utilizzato in questi anni, un tale avvocato che non mi ricordo nemmeno il nome, ma mi verrà in mente mentre sto intervenendo, i quali, caro sindaco Manfredi, solo per farti comprendere la gravità dell'atteggiamento utilizzato da questi consulenti, e su cui chiederei poi al delegato alla partecipata pure di fare una verifica.
Nonostante il Comune di Casanovo abbia vinto più volte in primo grado sentenze riferimenti a delle riscossioni, ai soliti tributi, di cui penso di averne già parlato in abbondanza, sulla potenzialità se pagare il riscosso o pagare diciamo, a peso diciamo, dei rifiuti, il Comune ha vinto in primo grado e nonostante sia in corso un ricorso in appello da parte di Sappana, sempre nei confronti del Comune di Casanovo di Napoli, l'avvocato consulente di Sappana ha iniziato una procedura, un atto di citazione nei confronti del sindaco di Casanovo di Napoli, quale persona fisica, del sindaco di Casanovo di Napoli, l'avvocato Massimo Pelliccia, quale persona fisica, non quale rappresentante legale dell'ente del amministratore pro tempore. Come amministratore pro tempore? Come persona fisica, ho capito bene. Persona fisica, insieme al dirigente del settore, per la modica cifra di 800.000 euro. Mo, senza offesa per voi, voglio dire. Vabbè, quello sta parlando stando, perciò in effetti. Non mi spaventano, però. È chiaro che questo rasenta un atteggiamento intimidatorio, perché se la questione è tra ente e società partecipata, il potenziale rappresentante legale dell'ente ci sta se viene citato nella sua funzione di rappresentante legale. Ma se invece viene citato nella sua funzione di persona fisica solo per il fatto, e sottolineo, per non aver firmato il contratto, che poi ad oggi tutti noi sappiamo che i contratti li firmano i dirigenti e nemmeno quello del servizio finanziario o il direttore generale o magari il dirigente responsabile del settore, questo avvocato si è preso la briga di citare me stesso per 800.000 euro per un indebito arricchimento che in ogni caso, seppur vi fosse, l'ha fatto l'ente. Un atteggiamento più volte segnalato, un atteggiamento in cui in un altro atto di citazione lui menzionava il sindaco del Comune di Casanovo come si fosse permesso di difendere e tutelare l'ente Comune di Casanovo nonostante il suo ruolo di consigliere metropolitano. In un atto di citazione è stato menzionato quello che vi sto dicendo. Io mi immagino che nessun sindaco, e ce ne sono abbastanza, non mi metto paura, però nessun sindaco. A me 800 euro sì, a te 800.000 no, però 800 ci sta uguale. Si deve mai trovare in una condizione del genere. Assolutamente. Sarebbe stata più educata e più seria la Corte dei Conti. Io diciamo, ovviamente se siamo tutti d'accordo spostiamo questo punto, perché questo è un punto un po' delicato che richiede un approfondimento, anche perché è una questione di più di 10 anni fa che va approfondita. Io comunque su tutto il tema tariffe, Sappana, costo delle tariffe, che cosa compete, che cosa non compete, va fatto un approfondimento. Cioè nel senso che con la nuova governance, questo è un po' il lavoro che noi faremo una due diligence, perché esiste un tema complessivo perché il Sappana si fa carico anche di una serie di costi che secondo me non debbono essere oneri dei comuni. Bisogna capire questi costi, tipo la gestione delle discariche a esaurimento, bisogna capire chi li deve pagare, perché tutto grava oggi sulla tariffa e quindi anche ovviamente sul costo per i comuni e poi sui cittadini. Bisogna fare un po' un quadro della situazione, poi si può decidere tutto, però bisogna partire da un riassesto del sistema. Quindi questo subito dopo le vacanze, in un giro di un paio di mesi, faremo un quadro preciso della situazione e poi prenderemo le decisioni conseguenti, perché questo è un tema rilevante rispetto alla gestione complessiva del sistema, anche perché è in corso
una nuova gara della regione di affidamento dei servizi del termovalorizzatore e della gestione anche, insomma, il tutto va un po' quadrato, perché altrimenti noi paghiamo e tutti gli altri incassano, quindi è un sistema che non va, cioè noi paghiamo come sindaci e cittadini, quindi c'è qualcosa dentro a questo sistema che va un po' rimesso in ordine. No, lo sto seguendo questa cosa, perché... Quindi mettiamo a votazione il rinvio. Chi è a favore del rinvio? A unanimità dei presenti. Passiamo al punto successivo, variazione di bilancio di previsione di euro 1.500 euro per il progetto Open House. La parola alla dottoressa Costa. Si tratta di una variazione di bilancio per appostare la somma di 1.500 euro annui al fine di garantire la copertura assicurativa per visite da parte di cittadini al palazzo di piazza, nel Palazzo Matteotti, la sede istituzionale di Città Metropolitana. L'intenzione dell'amministrazione è di aderire a questo progetto Open House, che mette in rete una serie di dimore storiche, pubbliche e private, nonché di edifici istituzionali, per favorire la conoscenza di questi edifici istituzionali da parte dei cittadini. Va bene, quindi mettiamo a votazione questo punto. Chi è a favore? A unanimità dei presenti. Immediata esecutività come prima. Punto successivo, variazione di bilancio, stanziamento della somma di 24.000 euro del progetto Coppa Caivano 2024, da svolgere in collaborazione con il commissario straordinario di governo per il territorio del comune di Caivano. Allora, questo in effetti è un è lo stanziamento per far sì che si possa celebrare la Coppa Caivano 2024, che è una competizione ciclistica che è centenaria, proprio per il commissario straordinario di governo, il dottor Fabio Ciciliano, che attualmente è diventato anche il capo della protezione civile, aveva chiesto a Città Metropolitana, nella persona del sindaco metropolitano, di poter finanziare questo evento in collaborazione con il governo, quindi con il commissario straordinario di governo, affinché potesse rilanciare sul comune di Caivano una riqualificazione anche sotto il punto di vista culturale. E quindi, siccome su questa manifestazione, c'è stato l'assenso da parte della Città Metropolitana a finanziare questo evento, che è un evento centenario e nello stesso momento potrebbe dare sempre alla comunità di Caivano quello slancio, dove c'è stato impegno da parte di tutti qua, non solamente del governo ma anche della Regione Campania e della Città Metropolitana, affinché possa quel territorio possa ritornare un'altra volta ai vecchi splendori, diciamo. Quindi è solo questo punto. No, ti mettere proprio annanzi, devi mettere in bicicletta. Questo è, quindi non si faceva più questo. Sono 7-8 anni, 10 anni, di più di 10 anni. Quindi, grazie a Città Metropolitana, ritornano le vecchie. Esatto, è un evento storico. E se non mi sbaglio, è prima anche del Giro d'Italia. Sì, è più antico del Giro d'Italia. Quindi con 24.000 euro noi finanziamo tutto l'evento. L'evento. Poi quota parte, altri lo fa il governo. Perché il resto lo fa il commissariato, l'ha chiesto Ciciliano questa cosa. C'è proprio la nota arrivata proprio dal commissario straordinario, che ha chiesto questo. Va bene, se non ci sono interventi mettiamo a votazione il punto. Chi è a favore? A unanimità dei presenti, immediata esecutività. Chi è a favore? Come prima. E infine, presa d'atto delle modifiche dello statuto di Agenzia Sviluppo Area Nolana, approvate in assemblea riunita in sessione straordinaria del 24 ottobre 2023, quindi stiamo parlando quasi un anno. Se non ci sono interventi, chi è a favore? A unanimità dei presenti, immediata esecutività. Chi è a favore? Come prima. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, facciamo come facciamo di solito, votiamo punto per punto il numero, indichiamo solamente il punto. Chi è a favore del punto 17? Chi è contrario? Chi si astiene? A unanimità dei presenti a favore. Punto 18, chi è a favore? Immediata eseguibilità. Come prima. Allora, votiamo l'immediata eseguibilità del 17, chi è a favore? Come prima. 18, immediata esecutività? Come prima. Punto 19, chi è a favore? Come prima. Immediata esecutività? Come prima. Punto 20, chi è a favore? Come prima. Immediata esecutività? Come prima. Punto 21, chi è a favore?
come prima, chi è immediata esecutività come prima. Punto 22, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 23, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 24, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 25, chi è a favore come prima, immediata esecutività. Ma quando è questo? Punto 26, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 27, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. All'unanimità. Chi è a favore del punto 28 come prima, immediata esecutività come prima, sempre all'unanimità. Punto 29, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Punto 30, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 31, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 32, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 33, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 34, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 35, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 36, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. C'è una cosa importante. Ma sono 62. 37, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 38, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 39, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 40, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 41, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 42, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 43, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 44, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Entra anche il consigliere Guanci. A favore 45, come prima, immediata esecutività come prima. Punto 46, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima, sempre all'unanimità, segretario. Punto 47, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 48, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 49, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 50, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 51, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 52, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 53, immediata esecutività, chi è a favore, immediata esecutività come prima. 54, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 55, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 56, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 57, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 58, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 59, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 60, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. 60, quella era il 60, il 61, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Il 62, chi è a favore come prima, immediata esecutività come prima. Signori, buone feste, buone vacanze per chi va in ferie e buon lavoro a tutti.